Allora, cari amici di Domace, posso dire, sono anni che sognavo Sì. di incontrare uno dei più grandi autori e voci della musica italiana, Enrico Ruggeri, ma purtroppo non c'è. Buonasera. C'è però, vabbè, oggi però c'è qui Claudio Buonasera. Baglioni, che sembra uno scherzo, sembra quella roba che fiamo noi, in realtà. No, è vero, è quello Ma vero. si vede in TV? Sì. Ah, dappertutto. Salutare allora gli amici. Dappertutto. Saluta gli amici. Ciao. Voi che non mi vedete mai in televisione, avete No. visto, ce l'ho fatta anch'io. Possiamo insegnarti delle parole di Triestino anche utili in serata? Siamo Allora, solo se c'è un in linguaggio. momento di difficoltà nel quale vedi del disordine, persona disordinata, a Trieste si dice strafanic. Strafanic. Strafanic, ricordati Che questa il cosa. triestino è utile quando hai le Strafanic. parole tronche nelle canzoni, perché hai queste parole. Strafanic, Sì, cioè. quelle farebbero comodo perché Sì? in italiano non ci sono tronche, pochissime. Noi tagliamo tutto. Bravi. Noi Così si tagliamo. risparmia anche. Poi, se c'è, vuoi parlare qualche cosa di sociale di Trieste? Quando canti via, canta Lovo Via, che è una No, Dio, ma qua Lovo stanno per Via. costruire una roba qua, una specie di Ovovia qua, quindi va Lovo Via. Vabbè, c'è ancora una discussione in corso, C'è ancora quindi una è discussione, bello, entri non proprio di brutto sulla cosa. Quindi no, chi pensava un giorno andremo a insegnare il triestino a Sì, a Baglioni? Baglioni. Vabbè, Vabbè, insomma. adesso non siate troppo strafanicci voi. Bravo, bravo, bravo. È una parola base, cioè che tra l'altro sta benissimo su una tua canzone, io non voglio dire sta benissimo su una tua canzone, è proprio il nome del nostro programma che si chiama Domace, che Domace significa due macchie, Ah, due due macce, sì. macchiette, due Ma macchiette, anche però anche Domace casalingo un po'. significa cose nostrane, cose nostre, Allora, nostrane. In sloveno significa domaccio, significa nostrano. tu avevi in programma domani mai nella scaletta di oggi? No, però la posso mettere. Quindi Domace, se domace, domace non arriva mai. Che poi non è un buon augurio, però insomma, sono uno che sta aspettando. Domace. Voglio vedere una cosa, se lui si ricorda da dove arriva questo discorso, perché io, cioè, ho distrutto un disco, soprattutto il discorso Lui ha dei memoria. problemi, sì. Soprattutto il discorso memoria, anche con la voce circa la tua di qualche anno fa. Un buonasera a tutti voi, un buonasera per questa buona sera, per questo pezzo di cielo italiano che ci riserva. Vorrei Sta ringraziare male. ancora questo 1982, particolarmente fortunato, sperando che ce ne siano anche degli altri, ed un ringraziamento a tutti quanti voi per essere venuti qui questa sera, e vi assicuro che siete in tanti, una roba del genere. Davvero? Sì, beh, se lo... È una malattia questa. Preoccuparti, non C'era preoccuparti scritto, per è me. stata fatta proprio una specie di 80... targa Ma dove perché c'era c'era scritto. nell'82 avevano già vinto i mondiali o no? O c'entrava o no? Secondo me Non erano già vinti i erano mondiali in quel momento lì. Oh no? Mi sa che stavamo là per là. Era ancora. Ah, l'estate l'estate dell'82, alle dell'82. O. Bravo. Hai Bravo. visto? Bravo. Ma Ha scherzi. passato l'esame. Una cosa che volevo chiederti, noi capita spesso che suoniamo dal vivo e facciamo canzoni tue, no? Sì, semplifica. Sì, basta. Cioè, nel senso, Semplifica. non è possibile che ogni disco io cerco di tirarmi giù le tue canzoni e sono tutte hai troppi accordi. Quindi, prossimo disco, se puoi, Do, La minore, Fa, Sol. E basta. Sì, perché non è possibile. Cioè, Non si può è usare più di difficile. quello. È Ti avevo detto, difficile. quando ho cominciato a suonare, ho comprato il tuo spartito di Io sono qui. E boh, questa è difficile, questa no, questa è difficile, questa è difficile, questa è difficile. Io suono qui. Oh, Io. Come suonare 3 ore e passa di pianoforte? Una fatica, perché di Una solito bella facevi suonare fatica. gli altri, no? Perché guarda, quando c'è qualche musicista, il cantante si rilassa perché o c'è un'introduzione o un assolo, ci sono i coristi che prendono la parte principale, e invece quando devi tirare la carretta lì, bisognerebbe fare, secondo me, tra un pezzo e l'altro degli intervalli di mezz'ora. Tra uno e Così. Intanto il pubblico si diletta. E poi io quando rientro dico basta adesso, basta essere strafanicci. La vedi, la vedi, è entrata, la parola è entrata, oramai ce l'ha, oramai ce l'ha. Te le ricordi tutte quante a memoria, appunto, con tutti sti accordi, tutte ste Un parole? pochino sì. Madonna, Però vabbè. sai, io poi, insomma, alla fine, se vedo prendo un'altra piega e tutti dicono, vedi, è un arrangiamento. La sta arrangiando in un altro Basta modo. avere la faccia quella proprio Quella precisa di sì. quello che sta Un mio facendo amico apposta. diceva, non è importante essere bravi, importante è sembrarlo. Che bello, che bello. No, tu sei bravo, basta. Cioè,
Bello, vediamo, perché tanto stasera noi siamo qua dal pubblico, in realtà, cioè non è quella... Quindi sarete lì a far vedere la sì, a sto punto, sì. No, io faccio la gara a capire dalla prima nota se la becco, a quale nota la becco, perché poi mi vanto. Ah, qui ha sbagliato, ah, qui no, qui ha fatto... Che tra l'altro io sono uno di quelli stupidi che l'ultima volta che eri qui a Rossetti, a un certo punto ha gridato dal pubblico canzoni richieste, avevo chiesto mia cara Esmeralda. E l'ho fatta? Non l'hai fatta, ve l'hai detto che è una richiesta da dinosauri. Vedi che era ancora spiritoso. Per noi basta, c'è cioè già tanto, hai cantato Domace Domace, siamo, per noi è stato tutto. Qui a Rossetti, siamo stati, dai, siamo stati bravi. Siamo stati bravi. Insomma, abbiamo detto delle cose sì, anche intelligenti. Ah sì? E adesso... Parla per te. Adesso, fatti gli affari tuoi. Fra poco restate lì all'ascolto perché sta arrivando Enrico Ruggeri. Benissimo, grazie. Ciao Enrico, ti aspettiamo. Grazie. Una cantata con lui assieme, no? Vabbè, povero. Che vuoi cantare? Dai. Quello che vuoi. Dai. Quello che vuoi, dai, mare d'inverno, dai. Con questo fuori dalle palle. Basta, via, la via. Mia ecco... sigaretta. No, una roba semplice, poi faccio figure brutte. Anzi, faremo l'uovo via. Ovo. È difficile. Dai, facciamola. No, quello che vuoi tu. Non lo so, via adesso, le povere. Vabbè, ma quando mi ricapita? Amore quello che vuoi bello. Tu. Amore dai, bello. Va bene. È che ci abbiamo... Canto io. Così. Così vai via, non scherzare, no. Cantato davanti ai maglioni. E la suona giusta, tra l'altro. Domani via, per favore no. Devo convincermi però che non è nulla, ma le mie mani tremano. No, canta tu che è più bello. Va bene così. Io faccio il pianista. Grazie. Lo sparate sul pianista. Grazie. Claudio Baglioni, grazie. Grazie mille, grazie mille. Un tesoro. Domace, domace, domace non arriva mai. Domace, domace mai. Benissimo. Ma la cultura a Trieste passa attraverso i nuovi movimenti e i nuovi comitati che nascono per valorizzare un po' la città. Oggi mi trovo qua con i due fondatori di un nuovo comitato di cui sentiremo molto parlare nel 2022 e nel futuro. Mi ringrazio i due rappresentanti qua, buongiorno al signor... Svevio e al signor... Son Tristan, ok. Ne racconti di cosa si tratta, signor Svevio? Questo comitato si preme, la premura di portare avanti il ricordo di robe che hanno lasciato il segno nel bene, insomma, tipo... So, 2020, 2022, questo momento è bello. Questo è un momento bello, la pandemia, la guerra. Abbiamo deciso di chiamare comitato CVM. CVM, ok, sì. Cosa, una sigla CVM. Sì, sì, comitato vita de merda. Permesso? Avanti, prego.
Buongiorno. Buongiorno. Sono venuto da qua per delle informazioni. Ma certo, siamo qua per questo. Allora, innanzitutto volevo sapere se sono nel posto giusto. Questo si è la barda, se è vero? Si è giusto, è la barda. Si è la barda. Boh, meno male, perché avevo sbagliato. Io ero andato dalla concorrenza, la concorrenza cinese. Mega imbrogliato, perché era scritto Sora alla balda. E mica avevo pensato che era la stessa roba. Non sapevo neanche dell'esistenza. La guardi. Gli ho chiesto sì che questo servizio delle cremazioni a questi signori della balda cinese. E loro sa cosa che mi ha risposto? No, no, noi li femmo al vapore. Allora, la strategia Furians è questa. Noi dovremmo entrare adesso dei Ulcigrai, dove andiamo ogni mattina, far finta che femo vedere i dolci, come si fa i dolci, come si fa le robe. In realtà è una strategia per mangiarli noi gratis. Sì. E è importante questa strada anche per un motivo. L'ase è la superstrada. Sì. Se voi venite qua, entra qua dentro, se Flavio non viene ucciso, via qua Petronio. Dentro, se dove che è stata girata la prima scenetta di Walker. È vero, è una storia. Col Botu. La prima scenetta col Botu, la zoo in fondo. E dopo, una roba che succede anche qua, ma allora non che avevamo mai dito, lo scoprirà adesso, ma la De Drio è un tavolino nel quale noi abbiamo fatto tutte le scenette del bello della biretta con Walter. Quindi sì. Walter in qualche modo cos'è Ulcigrai, lui si trova bene. Si senti subito. Il nome della famiglia. A suo agio. No? Eccolo qua, ecco a voi il tavolino del bello della biretta. Vabbè, ma se te sveli tutto. Esattamente si svolgi qua. Entra fischiettando come se non ti interessassi del mangiare dolci. Il microfono sia il telefono. Esatto, fa finta che sia il telefono. Esatto. Fischietta, bravo, bravo, fischietta. Ti entriamo. Fischietta, fischietta. CVM, sì, una sigla. CVM, Comitato Vita da Merda. Non inteso merda come sigla, movimento, no, merda, merda. Proprio merda. È noto che sì. È noto che abbiamo anche il logo ufficiale. Il logo ufficiale, questo è il logo ufficiale, CVM. Qua invece è scritto per esteso Comitato Vita da Merda. Prossimi eventi in programma per pubblicizzare questo meraviglioso comitato? Beh, allora, intanto volessimo fettucciare tutta la pineta de Barcolia, perché se sarebbe figo, perché se tutti i muletti che fa casino, che si diverti. Così noi volessimo serrare tutta Barcolia. Chiude. Esatto, da maggio fino a ottobre. Sì, però dopo novembre è aperto. Da maggio fino a ottobre è chiuso. Ma novembre è aperto. Fa freschetto però. Sì. Ah, ok, sì. Per quello. Sì. C'è il motivo, no? Okay. Piovi. Piovi. Si piovi, fa freddo. Sì, piovi è brutto. Anche gli alberi diventano. Piovi, fa freddo. Comunque parlavamo degli eventi, cioè, mio, capì le chiusure, ma avevi qualcosa in mente de pratico? Beh, rievocazioni storiche che posso dire al collega. Sì. Rievocazioni storiche di cosa? Noi medioevo. No, Rinascimento. Più vicino. Seconda guerra mondiale. Quasi. Organizzeremo questo festival importantissimo dove speriamo che non venga su. Questo festival è importantissimo, dove speriamo che non venga nessuno. Speriamo. Si sa mai dopo, cioè. Si sa mai, sa. No, non perché tante mai. Volte magari un passa della per sbaglio, sì, insomma. Proprio per sbaglio. E si chiama El Tristel. Sì. El Tristel. El Tristel. Sì. Allora El Tristel. Signora Svevio, solo una domanda. Visto che ormai stiamo allentando tutte le restrizioni, perché lega due mascherine all'aperto? Perché sta con me, io mi sento più cullato. A mio agio, più mi sento cullato. Mi sento cullato. A fuoco, cullato. Cari amici, benvenuti al tutorial di primo soccorso per salvarsi in situazioni estreme della vita urbana. Abbiamo qui le nostre attrici che le facciamo entrare, le attrici! Grandi, prego. Meraviglia. Prego, una di qua, una di là. La bellissima Veronica e la magnetica Giulia, che sei talmente magnetica che volessi attaccarla sul frigo per averla sempre con me. Che parole meravigliose che mi esce. Andiamo a simulare un grande classico, il nostro eroe, che sono me.
e a casa con Strafanice e scopre che sta arrivando a Nosfe. Giulia, tu farai la parte di Strafaniccio e Veronica, tu farai la parte di Nosfe. Se tu dovessi essere brutta, un pochettino, prova. No, fuori, dentro, sentite brutta dentro, perché Nosfe è brutta dentro, te capisci? Fa uscire una voce, non so, prova. Perfetto. Grande. Sei pronta per altri palcoscenici. Grande. Partiamo con la simulazione del dramma. Creazione dell'atmosfera giusta per l'ingrumo. Prego, adesso puoi uscire, Nosfe. Musica. Partiamo la musica. Splendida. Appropinquiamoci in zona divanata. Prova a ripetere quello che ti ho detto poco fa, cosa che te volessi fare esattamente, te volessi sapere. Allora, mi voglio sapere, perché è giusto che sappia, è giusto che magari ti sappia anche te, perché no, non sai che sei, non sei sicuro. Mi volessi sapere, allora, ce n'eri in mare. Sì. Mie, tue, di chi che sei? Se, cioè, uno ciapa e fa? Ti voglio che le tue ceneri sia buttate in mare. Mi voglio che le mie ceneri siano, non oggi e non ieri, okay, ma in futuro... Quando sarà il momento mi pare una roba, okay, bella, che è un ritorno alla natura, sì, e siamo nel posto giusto. Allora, vieni qua e te, sì, che domandi, così te vedi. Sì. E che allora, domandi come che te fa di a essere incenerito in mar. Vabbè? Sì, bisogna chiedere, perché non volessi trovarmi all'ultimo momento in difficoltà, te capisci? Vai. Ok. Andiamo a domandare, non far l'imbarazzato. No, guarda, voglio vedere come che va a finire. Inceneriamo Furian. Accidenti, squilla il telefono. Sta per giungere a casa il nemico, la perfida Nosfe. Come fare? Come risolvere? Dai, presto, entra nell'armadio. Giochiamo a nasconderella. Nascondino? Nasconderella, nel senso nasconderella, Elia Zontini, nasconderella. Questa roba qua, dai, così, grande. Entra dentro. Ecco, brava, lì, vicino alla bambola gonfiabile, sposti e grande. Ecco, siamo pronti, bene, sì. Stai lì, metodo Stanislavski, brava. Ferma, grande. Toh, suona la porta. È arrivata Nosfe, andiamo ad accoglierla con nonchalance. Tesoro, mi mancavi. Bentornata nella nostra accogliente dimora. Che momento. Go sentì che te parlavi da una baba. Ma mia dolce, ingenuissima metà. Ma tu hai frainteso. Cioè, io stavo solo chiamando Flora, la ditta traslochi più affidabile della città. Volevo farti una sorpresa e far portare via il vecchio armadio. Tu meriti molto di più. Allora, siamo entrati nel luogo della perdizione. Sì. Il luogo che se mi lavorassi qua dentro, avessi 500 kg. E mi lavoro qua dentro e arrivo lo stesso. Pensa la bravura. Perché? Perché sono una persona coerente. Questi qua come si chiama? Macarons. Macarons. Sei francese? Sarà francese. Macaron. Le macarons. Allora, siamo... Ma senza che siamo così il presidente adesso, no? Come si chiama? Macron. Boh, uguale. Eccolo! Così si fa la vera. Allora, no, perché siamo all'interno del laboratorio Ulcigrai, no? E noi adesso ci muoveremo anche perché è il periodo in cui, guarda Cernecca, guardi me, come che mi davo colpi, ma anche come che... Degusto. Cioè, esiste un posto che si chiama degusto? Non credo, però... Questa foto qua, sì, è praticamente il primo forno a Isola, e quel signor con la canottiera, con i bracci grossi, è mio nonno. Ah, il signor muscolosissimo davanti. Quel signor muscolosissimo davanti è mio nonno. E una volta, sotto Pasqua, praticamente tutte le casalinghe, le donne di casa, portava l'impasto perché venissi cucinato nel forno di mio nonno. Ma che portava le pinze? Per cosa portava le pinze? E lui cosa faceva? Siccome aveva 10 lievitazioni diverse, ognuna voleva... Allora lui cosa faceva? Ingrumava tutto quanto, impastava tutto di nuovo, e dopo vi era qualche d'una che praticamente cosa la faceva? La metteva dentro una sua l'uvetta, quindi tutti si trovavano l'uvetta. Quindi lui doveva rimpastarle tutte quante, si, no? Rimpastava tutto di nuovo e così che dava una pinza buona a tutte quante. Dolcissima, diamo l'azienda, grande, per te, sì, che roba.
No, gettarli! Flora! Veloci! L'armadio, portare via, veloci! Puffi! Gettarli, perché gettarli grossi, gettarli de ferro, perché no? Gli antibiotici e... Basta! Basta! Siete bestie, ma educate, non adesso sta... Boh, ragazzi, ecco, siamo pronti, questo è l'oggetto. Quindi, prego, potete short. Grandi. Grazie, ragazzi, Andersen. Grandi. Flora, i muli che lavora. Un momento di difficoltà, così, ecco, mi volessi un posto come che serve voi per dove custodirlo, insomma. La volessi vedere un po' di campioni. Oddio, dei campioni, per tirarmi su de morale, cosa c'è? I campioni de rugby, c'è i campioni de, non so, de windsurf, che è molto bello quel sport. La vedevo più affranta. De bodybuilding, no, forse. Ma scusi, cosa che mi piace sta roba del bodybuilding, mi sempre piace. Ma mi fa piacere, che ho avuto a che fare per caso nella vita. Sì, no, mio marito faceva bodybuilding. Ah. Era simile, però non era proprio bodybuilding. Però insomma... Però comunque cresceva i bracci, immagino. No, le panze, vabbè, che cresceva, il bodybuilding. C'è comunque qualcosa. Se la voglio posso guardare un po'. Magari, grazie, così guardi. Capimo, sì. Questa qua è molto bella, su un molto mogano, grande, questa sì, qua è chiaramente elegante. Strenzeria, un pochettino. Allora, strenza, se questa qua... Più 30, perché la bisogna più 30, non so che se... 30, questa qua è un poco più piccia, questa qua, non so se che può andare bene. No, non va bene quella là. Federico che ne mostrerà le titole, perché essendo in periodo pre-pasquale, è il periodo in cui si fa i prodotti pasquali, giustamente, se magna robe pasquali, la titola, con cosa si è fatta e come funziona? Questa è praticamente la pasta della pinza, è intrecciata e adesso la andremo a decorare mettendoci le uova di cioccolato. Quindi le facciamo con le uova di cioccolato, le premiamo, gli creiamo lo spazio, le andiamo a inserire la cioccolata per in tempera, perché se attacchi l'uovo e andiamo a metterci, noi li facciamo con tutti e tre uova di cioccolato, quindi bianco, fondente e latte. Ma l'idea di mettere il bar insieme con la pasticceria, da quando risali? 6 anni fa che abbiamo cominciato, un'idea che è nata da me e mia sorella, e che abbiamo fatto questa scelta. E è stata una cosa positiva, che tantissimi devono venire conoscere anche i dolci tipici triestini a seguito di un caffè che si sta preso qua. Qua invece, secondo me, questi sono i pre-presnitz. Cioè, prima di essere trasformati. Diciamo pre-presnitz perché prima di andare in forno si è pre-presnitz. Sì. Dopo sei presnitz e dopo impazza sei... Snitz. Perché prima qua avevi solo il laboratorio. Il laboratorio è uno piccolo spaccio. Che avevamo pensato che qua in zona, non essendo dei bar né niente, questi poveri lavoratori non aveva dove andare a prendersi a bere un caffè, a mangiarsi una pastina, un dolcetto, anche qualcosa di salato. Allora che avevamo pensato appunto di fare questo bar. Tipo noi che siamo qua ogni giorno. Bravissimi, grazie. Anzi, a proposito del fatto che siamo qua ogni giorno, qualche tocco quasi nostro, secondo me, c'è un muro, secondo me... E il fatto che se c'è mi ulci, Graimi, non voglio dire niente, no. Non voglio dire niente, però deve essere una coproprietà, vabbè. Adesso vediamo l'ovo, ecco, adesso vediamo come la titola, sei nuova. Te capisci? C'è l'innovazione, se questo... L'innovazione, nel senso che te che inserissi l'ovo nella titola. Ma sta cioccolata fa anche un poco da collante, immagino. E la della signora Ulci Grai. La vera, attenzione, la vera signora Ulci Grai. La è un po' più piccia di qualche altro qua. Però una parrucca magari potremmo provarla. Ok. Quasi puttizia, non sei presnitz. Mi sono fatto trasportare da te. Puttizza. Che differenza c'è tra presnitz? Perché io non mi ricordo mai i dettagli. Intanto cambia ripieno. Sì. In più cambia la consistenza, il presnitz è molto più duro. Ok. Come ci varia. Questo qui invece si può vedere che è molto più mollo, sia il lume che tuorlo. Dopo in forno prenderanno una bella colorazione dorata. Tra i ragazzi, che sono tutti bravissimi professionisti, so che c'è anche un artista che dopo andrò a cercare. Ma un artista che ha fatto campionati mondiali. Ma quella roba che si inventi qui, l'artista, campionati del mondo. Campionati del mondo. Di solito ti dici questa roba qua, che c'ho, il campione mondiale del polpette. Campionati del mondo di sculture fatte in margarina, cioè. Quindi non sei quella roba che si inventi tu. Non sei una di quelle robe che me ne invento un mio, è una roba vera.
Ma una roba speciale che abbiamo saputo, che non è che viene prodotte solamente le colombe per qua, no, per noi, cioè, no? Le colombe viene prodotte qua e dopo un tot di colombe sta ciappale aereo. Ciappale aereo, va in Inghilterra. Marzo. E se ne sfrega della Brexit, va oltre. Diciamo sì, diciamo che abbiamo fatto una bella quantità di colombe per l'Inghilterra. Eccoci, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ci saziamo la mia curiosità. Accomodeve, accomodeve. Grazie. Non so quanti che vieni qua da te con queste richieste, ma avevo un po' di domande. Aiuto. Da parte. Vedevo, sì, vedevo sì, se sono in grado di rispondere allora. Allora, Flavio, Gadito, perché ieri qua fuori, voleva farsi seppellire Imar oggi. Non oggi? A breve, no, non a breve, non a breve, non a breve. Zè, ho un'idea romantica che mi piacesse sapere come che funziona sta roba qua. C'è del lancio delle ceneri. Allora, la dispersione delle ceneri. Seppellire. Sembra uno sport olimpico. Sì, esatto. Dispersione delle ceneri. E anche seppellire in mar. Sembra una roba che non voglio dire. Che viene a galla. Sembra una roba complessa. Esatto. Diciamo che le ceneri derivanti dalla cremazione si potrà disperdere in mare se questa sarà la volontà tua. Quando che cioè mi ciappo che dico i miei, guardè, ricordeve e dopo me butte. Guarda, se ti te vuoi essere proprio sicuro di questo, te va a fare la dichiarazione scritta da un ufficiale di stato civile, quindi in un centro civico, te depositi le tue volontà. E un giorno mi te auguro al più tardi possibile, tardissimo, ma non tardissimo, tanto tardi, perché mi dico anche di guadagnare un poco, no? Quindi vabbè, tardi, diciamo, è giusto, tardi, è giusto, tardi è giusto, tardi è giusto. Ecco, quel giorno il comune saprà già che ti te garassà le tue volontà e chi è lui che venirà probabilmente a organizzare il tuo funerale qua nell'area barda, sì, e sapremo che appunto e se potrà farlo. Però chi le disperdi? Ma lui? Perché bisognasse individuare anche la persona, ah, no? Aspetta un attimo. Bisognasse dire anche volessi che le mie ceneri siano disperse in mar e che di ciò si occupi e individuare okay, una persona. Fammi farmi, te prego, con un sacco di idee. Sì, però te l'ho detto con estremissima calma. Le ceneri ti puoi deciderti quando le buttiamo in mar, però quando te bruso posso decidermi. Se per me te potessi anche a me decidere. E allora vai. Perché devo vedere in base alla... Okay. Te ha ragione, te anche ti le ragione. Anche ti le tue ragioni effettivamente. Però no, c'è un argomento reale questo sì, qua. Attuale. Un reale ed attuale, sì, perché una volta probabilmente sì, si faceva molto di meno, sì, invece adesso esiste. Una volta non si poteva, ah, non no? Si poteva per legge. No, non si poteva per legge, la legge si è cambiata da un pochi di anni, a patto che esisti questo tipo di requisiti, oppure si può anche fare diversamente, cioè se una persona non rilascia queste dichiarazioni scritte, l'importante è che lo comunichi a parole ai propri cari, i quali il giorno dell'organizzazione funerale dovrà fare una dichiarazione scritta, una domanda di dispersione ceneri. Attenzione che però la legge per questo chiede che sia d'accordo per la dispersione in natura, perché ti è caduto in mano, ma potessi essere anche nel suo incarso, ad esempio, okay, qua a Trieste, in montagna. Giusto, certo. Ecco, la legge chiede che se il defunto in vita non ha lasciato questo tipo di dichiarazioni scritte per se stesso, tutti i parenti del primo grado, deve questo è molto importante, devi essere d'accordo e firmare. Chi sei parenti del primo grado? Genitori, il coniuge, fiori, coniuge, genitori e fiori. Se in vita sei coniuge, genitori e fiori, sì, anche otto non fiori, fratelli, non sorelle. Okay. Primo grado in linea discendente e ascendente. Ah, ok. Buongiorno e benvenuti a Domace Scoop. Oggi siamo qua per segnalare una cosa positiva. L'altro giorno che c'è stata una segnalazione che qua in viale che era una fontana che c'è stata praticamente divelta e qualche vandalo l'ha girata dall'altra parte. E noi siamo qua per segnalare che grazie al solerte invito di un nostro concittadino che si è incatenato questa fontana finché la fossi stata riparata. Andiamo a vedere e intervistare questo solerte cittadino se tutti si comportassero come lui le robe cambierie. Carissimi Ulcigray, buongiorno, che buongiorno, meraviglia. Buongiorno signor sindaco, che onore averla qua. È una cosa bellissima, io vengo in questo posto e subito sento proprio, mamma mia, una cosa che... queste fragranze, insomma, pensi che ho già l'inquilina in bocca. Mi che dico la verità, mi sento culiato, questi ultimi due inverni mi dà il governo proprio, mi sono sentito culiato. No, questi ultimi due inverni, che dico la verità, mi dà il governo, mi sono sentito culiato. Sì, certo. Metti un'altra mascherina. Sì. E insomma, noi faremo
anche queste rievocazioni, quindi sarà, metteremo un pergoleo finto, sì, con un arcobaleno, un signor che canta, Mile, sì, e che andrà tutto bene. Ah, beh, lì proprio i momenti più belli dei nostri ultimi due anni, sì, benissimo, la rievocazione storica recente però. Sì, dopo andremo in supermercato uno alla volta. A Ciorfarina, che non c'è. Sì, certo. Sì, massimo 3-4 tocchi, non di più. Sì, sì, sì. Ma no, vedi? Vedi? Lui sa. Perché se a un certo quindi punto. Quindi so che stai organizzando per tirare su un po' di gente anche delle meravigliose gite per valorizzare la nostra città. Goffin paura a domandarvi dove volete andare. Beh, noi volessimo andare in Ferriera. Che figo, che figo. Col pullman anche sporco, no? Col pullman già nero, che magari. Sì, per ricordarsi i tempi che era bello. I tempi bei, rimenarsi per il carbone. Rimenarsi, bravo, per il carbone. Per quanto riguarda, invece, non so, adesso mi butto là. Sì. Concerti, eventi che avevi qualcosa in programma, dei concerti, non so. Sant'Anna. Cioè. Madonna, addirittura. No, sì. Se Sant'Anna viene qua a Trieste. No, no, Sant'Anna sei a Trieste. Sta Trieste, sì, sta sì, pronto sì, per il concerto. Sì, sotto Coglionco, se Sant'Anna, se cimitero, no? Là. Sant'Anna, sì, sì, con sì, due N. Sì, sì, avremo anche, non sarà difficile perché abbiamo la gente, no? Sì. Abbiamo la gente morta. Perché abbiamo la gente. Ah, no? Che avevo una gente che mi procura i concerti? No, avevamo la gente morta, no? Perché se ah, direttamente a Sant'Anna, ok. Sì. Quindi allora, concerto a Sant'Anna, ma pubblicizzerei questo evento, no, non so, sui social? No, niente. No, no, no. Mi prima di chiudere questo servizio, volessi far rivedere un attimo il meraviglioso logo, questo qua, CVM. Questa vita di merda, ricordiamo l'evento, rievocazione storica, il Tristel. Sì, il Tristel, benissimo. Sì, faremo. Però non vi diciamo quando, perché non vuole che venga nessuno, giusto? Però organizzeremo anche sicuramente, questa è stata un'idea sua e mi ti ringrazio per questo. Grazie, grazie, grazie. Dei weekend a Catinara. Sì, sì. Dammi racconti, signor sindaco, cosa le ha bisogno? Allora, io vorrei sapere dei prodotti di Pasqua, che qua bisogna fare. Ah, siamo cose, pieni, fermo tutto di qua. Cosa avete? Gavemo pinze, titole, colombe, uovi personalizzati. I uovi personalizzati. Allora. Se le vuoi, potremmo fare. Ma questa è una cosa bellissima. Possiamo fare i uovi personalizzati, allora? Va bene. Allora, io ho dei qua, dei nomi, che poi vediamo se prendiamo. Allora, scriva. Sì, scrivo. Abate Antonio. Abate Antonio, ok. Perfetto. Abate Andrea. Ase 2, ok. Abate Andrea. Abate Alvaro. Abate Alvaro. Abate Ario. E questi erano quanti? I primi abate. Adesso abbiamo. Guardi, totale che guardiamo i nomi. Siamo 200.000, sì, cittadini di tutta Trieste. Mentre per la cremazione basta il parente più prossimo, quindi il coniuge. Se sei fiori, ma sei un coniuge, basta il coniuge. Ah, quindi se. E se il coniuge non sei, ma sei tre fiori, almeno due per la cremazione. Purtroppo tantissime persone vengono qua, loro malgrado, per fare il funerale di un proprio caro, il quale voleva essere disperso in mare, ma non avendo scritto niente e non avendo in vita parenti di primo grado, non si può accontentare. Questo vedo che è una cosa. Ma anche può essere che abbia due parenti di primo grado che sia in disacordo su sta roba. A quel punto, a quel punto fa solo metà, tipo. A quel punto se brusa, se brusa solamente scherzi okay. A parte, no, a quel punto, però, a quel punto non se non uno anche fa un atto sensato perché togli la responsabilità del sto pensiero, certo. Che magari se puoi trovare in difficoltà in quel momento, certo, insomma, certo. Quindi puoi avere un senso, certo, certo, sicuramente vista, se te sa che te ga un pochi delle onghi in famiglia, insomma. Esatto. Invece se sei tutto tranquillo. Ma infatti tante persone vieni qua a informarsi e mica dico le cose che sto dicendo adesso a voi, proprio perché so l'importanza, se una persona ha questo tipo di desiderio nei confronti di se stesso, capisco l'importanza di questa persona che vuole essere sì. Tranquilla che il suo desiderio, un domani più tardi possibile, scherzi a parte, ovviamente più tardi possibile, ma che il suo desiderio possa essere realizzato. Quindi il mio consiglio, alla fine di tutto, va bene lasciarlo detto ai parenti, va bene qualsiasi cosa, però la cosa migliore è, non costa niente, se va, se chiedi dell'ufficiale di stato civile in un centro civico, con un documento di identità, se rilascia le dichiarazioni, a quel punto tutti tranquilli.
Cari amici di Tiesti Caffè Coetto, un saluto a Luca Massi, in questo momento importante. La nostra città cosa sta aspettando? Cosa sta stendendo per crescere? Ecco la risposta, signori! Due uomini che veramente si sono incontrati per dare risposte di Tiesti, Massimiliano Federica! E Pierpaolo Roberti si stringono le mani in queste stette figurose, molto maschile. Vediamo le forze della stretta con il braccialetto dei Pokémon! Eccolo qui, Federica ha il braccialetto di Pokémon. Cosa vorrà dire? Qual sarà la sua arma segreta? In quale animale si trasformerà? Chi diventa? Pikachu? Sarà un'altra bestia strana, storta? Forse proprio Roberti? Chi può dirlo? Non sappiamo. Le man dell'artista che ti avevo detto prima. Cioè, lui, stiamo parlando di Pino Montalto, che sta, non so, campione mondiale de robe de margarina. C'è de scultura, ha vinto l'oro alla Coppa del Mondo del Sungurgo nel 2018. L'oro, se dopo l'oro non sei niente. Questa scultura è di una praticamente con 14 serpenti in testa. Medusa. Con 14 serpenti, Dio. Sì. Ma uno altezza circa 70 centimetri. E praticamente era 8.000 partecipanti a Lussemburgo, di tutto il mondo. 8.000! E era varie settori, varie sculture in ghiaccio, cioccolato, dico fatto sculture in margherita. Perché sei ogni 4 anni la Coppa del Mondo, non so che. Ah, sei come i mondiali del calcio, ogni 4. Quindi sono campione del mondo in questo momento. Calcola a differenza delle altre, non sai che ti porta via il titolo. Ah, tuo. Sono un campione del mondo. Ha vinto l'oro e un campione del mondo è un campione del mondo per sempre, del resto. La titola hai te da più che il titolo qua. La titola, al posto del titolo. Sono titolato. Bravo, sono titolato. Bello. Dopo la Brexit, tra l'altro, mi sinceramente pensavo. Finita, non compra più niente. Invece ha quasi raddoppiato la quantità dei panettoni, parliamo dei panettoni di questo anno, di questo anno, poi anno super particolare, ha raddoppiato la quantità, stiamo parlando di 3.500 panettoni che abbiamo venduto in Inghilterra. Veramente. Questi qua si chiamano Nidi d'Amore, che se praticamente... Sempre l'imposto della titola, tre titoli praticamente, quindi intrecciati insieme, va a creare questo bellissimo, come se fosse un nido. E andremo a inserire successivamente tre uova di cioccolato diverso, bianco, latte fondente, e andremo a decorarlo con altro cioccolato. Cioè, guarda che allora, gli inglesi che all'ora del tè, no? Al momento del tè. Tè tipico inglese è l'Air Grey. Sì. Cioè, te caverà l'Air Grey con Ulci Grey, se tu ti attaccate, capito? Te beverà l'Air Grey e ti inzupperà la colomba Ulci Grey. Abbiamo da fare 200.000 ovi personalizzati. 200.000, bravissimo. 200.000. Entro Pasqua. Entro Pasqua, bravissimo. Faccio mandare la Vittorio gli altri con la mail, va bene? Con la mail, mi mandi una mail, ok. Allora, cosa se può scrivere, che avevo detto prima, love, scrive. Amore, amore, love. Love, love, love. Love. E di sotto scrive ovvia. Love, ovvia. Love, ovvia. Esatto, bravissimo. Che così già. Ma non sono bombe. I cittadini cominciano a capire questa cosa qua. Love, ovvia. Perfetto. Love, ovvia. Questa cosa qua molto meglio. 200.000 ovi con scritto 200.000 love. 200.000 ovi, bellissimo. Ovvia, va bene. È possibile avere anche la sorpresa dentro, personalizzata. Personalizzata, quel che la vuoi, noi mettiamo dentro. Un attimo che chiamo. Certo. Carissimo Vittorio, allora 200.000. Se mi fai mandare, per favore, direttamente qui da Ulci, Grace, mi fai mandare i camion con i pezzi dell'ovia, grazie. Ma che pezzi dell'ovia? I pezzi dell'ovia, i buglioni, tutto quanto, bravissimo. Bravissimo, manda qui domani. Ogni uovo mette un pezzo dell'ovia. I buglioni, perché è anche importante. Così abbiamo anche il problema del bullismo, che mettiamo, bravissimo. Questa è una cosa molto bella, veramente. Allora mettiamo questi buglioni, allora. E dopo mettiamo ognuno un pezzo, magari a mia moglie Claudia, mettiamo la cabina. Bellissimo. Dentro l'ovo? Bellissimo. Vabbè, dentro l'ovo, ovvia, con perfetto. Bravissimo, bellissimo. Benissimo, allora se c'è 200.000 ovi, se entro Pasqua, se circa 25 giorni, se 8.000 ovi al giorno. È preoccupato? E basta, come deve faccio le guancette. Si sente non so meglio adesso. 8.000 ovi al giorno, ho sentito l'ovo via qui i bulloni dentro. Sono un poco. Non so proprio... Allora vado, ci becchiamo, va bene. Ritorniamo. No, sì, presto. Ma non le puoi tornare grazie a Pasqua, non posso fare 8.000 al giorno. È bellissimo, è bellissimo. Ecco, andiamo a vedere il signor. Ah, se teppano, ok. Topotelli, qui sono io. Che questa coda non ti poteva fare. Questa coda non ti deve fare.
perché allora, non è possibile che sono venuti qui per di dare la puttana. Hanno dato la puttana, è una cosa che non ti può fare. Voglio vedere, anche perché questa è una delle mie puttane preferite. Tempestata è una delle mie puttane preferite. Una delle sue fontane preferite? Sì. Non sapevo che una persona che avesse una fontana preferita. Sì, ma chi ta quanti che hanno la puttana preferita? Secondo me sono tanti che hanno la puttana preferita. Sono un po' contento che tu non hai la tua puttana preferita. Poi vuol dire che ti vanno bene tutte le puttane del mondo? No, non è esattamente questa. Sì. Mi piace quelle più grandi, dove che magari ti esprimi il desiderio. Metti, però più grandi sono le puttane, più todini devi metterne. Ma debuttate, tutti questi todini debuttate. Vanno tutti quanti nella puttana i todini. Sì, mi ricordo che aveva questa tendenza lei, no? Adesso vedo che finalmente è stata sistemata. Coda? La fontana. È stata sistemata? E perché mi sono incatenato te tata da sistemata? Voglio dire però a tuo fratello Bandalo che ti è venuto qui. Bandalo. Tu fratello Bandalo che ti è venuto qui a dare la puttana. Ti sei capitato in questo contesto degli aneddoti divertenti? Perché noi vogliamo anche questo tabù che te ne dicevi, che certo, sulla morte sia anche un poco di abbatterlo, nel senso che è una roba come tante, certo, come la vita, certo, cioè uno nasce e uno muore. Certo, l'impresa funebre ricopre un ruolo importantissimo, l'alabarda in particolare è un'impresa estremamente seria, che estremamente importantissimo. Sì, estremamente l'alabarda, che tengo a dire è estremamente rispettosa, ma è giusto un po' sdrammatizzarlo. Era una delle prime volte che la legge permetteva la dispersione in natura, quindi era un po' l'entusiasmo di tante persone. Si era mosso un mercato giustamente, e il mercato si era mosso anche nel settore dei produttori delle urne cinerarie, che fino a quel giorno produceva solamente urne mediamente in legno, in materiale o in pietra per la conservazione, certo, o per la sepoltura. Da quel momento in poi si era trovato nell'esigenza di dire: ma per chi vuole essere disperso, e cosa ha fatto? E comincia a produrre delle urne, tra l'altro biodegradabili, scusami, no? In materiale, in polpa di cellulosa, no? Loro garantiva che quest'urna contenente le ceneri, no? Buttate nel mare, a contatto con l'acqua si scioglieva, e quindi le ceneri, una cosa molto bella, poetica, romantica. Sì. Una domenica d'estate io ero tranquillamente a casa mia a riposarmi, arriva un WhatsApp dalla mia collaboratrice De Mugia, dall'ufficio De Mugia. E vedo una fotografia e vedo Ela con i bambini in riva al mare, la spiaggia piena di gente, bambini che gioca, gente che nuota, e l'urna sottofondo, un'urna che galleggia. Cioè, dal mio punto di vista sei bellissimo. Fortunatamente, magari c'è un colpo. Fortunatamente, dopo che abbiamo fatto delle ricerche, noi era un'urna del mio funerale, di un mio cliente. Mi voglio sperare che questo signore era un grande nuotatore e che ha fatto la sua ultima nudada nel suo mare. È molto lunga nudada. È perché ancora in giro. Perché probabilmente se non sta a recuperare sarà ancora che nuota. Potessi essermi, sono romantico con sto pensiero, lui voleva nella vita fare una traversata, e gliela ha fatta. Vedi, la provvidenza divina che in questo caso lo ha aiutato. Ma andiamo a vedere qual è la verità, tutto questo, eccetera, eccetera, eccetera. Molti dicono che la città sta andando, insomma, qualcuno bene, qualcuno dice no, merda, brutto, schifezze, scovazze. Cosa bisogna fare per andare nel futuro? Eccoli qui, Trieste Dinamica rivolta al futuro, allo sviluppo. Sì, ci sto, ma ci sto chi? C'è lo sviluppo e se ci sto. Quindi ti resta un pochino a merda, eccetera, scovazze, pantigane e tutto quanto. Oppure sì, ci sto, nel senso arrivo in regione, in comune, ci sto. Oppure uno che dice l'altro, non so, tipo Roberti che dice Federica, sei d'accordo? Lui dice sì, ci sto, bam. E lo tratta un pochettino così, neanche fa si sloca. Posso dirgli una roba che andava bene? Ho visto che era il ragazzo che passava proprio con una giusta, era il suo ragazzo che lavorava. Sei l'apprendista, il muletto, Michele, sì, l'apprendista. Sì, sì. Michele, lui porta... l'aveva in manca, gli andava su e zolle, l'ho visto. Vabbè, ma sì, non si mica. Michele, porta qua il modello BIM, pare che sia. Sì. Però... Buonasera. Il modello B, ma è un'urna, signor. Che bravo ragazzo. No, va benissimo di misura questa qua. Due caffè anche, sì, anche veloce. Questa è perfetta per mio marito. Go capì, ma non è una bara questa. Come fa sta suo marito qua dentro? Perché mio marito non è morto tutto. No. Si è morto solo un poco. In tal caso che venderemo questa, va bene, sì, non c'è nessun problema, preventivo sei pronto, la sì, Paul se la vuole accomodarsi in cassa, va dopo bene. Se sentiamo. Andiamo avanti, grazie mille. Non detto niente, attendo, grazie. Attendo di là. Grazie.
Michele, sì, te arrivi? Te arrivi a sistemare questa per piacere al tiro in magazzino? Subito. Grazie. Ma... e cosa le fa lei qua? Capo! Mi ha detto il capo di accomodarmi in cassa? Mi sono accomodato in cassa, insomma. Federica, presidente, ci sto. Potrebbe essere anche un'idea? Chi può dirlo? Allora, la domanda che voi poniamo alla fine è fare uno dei nostri meravigliosi sondaggi, perché i sondaggi sono più importanti. Chiediamo al pubblico, al nostro pubblico a casa, chi è più cisto secondo voi? Federica o Roberti? Quali di due è il sì cisto della situazione? Cercheremo di scoprire questi giorni. Rispondete al sondaggio. Chi è il più cisto? Allora, qua bisogna parlare piano perché le sta dormendo, no? Sì, sì. Non so se momento del riposo. Il momento del riposo. Quale sta? Le pinze. Sì, le sta crescendo perché è un periodo di crescita. Allora è nel riposo che questa roba che le cresce. Para quante, Dio mio. Eh sì. Io ricordo che mio papà cercava di fare la pinza a casa. Tendi a venire dei mattoncini in casa. Tendeva, non so perché. Tendeva esattamente. Tendi a venire. Se va, se la tendenza verso il sutto mattonoso quando si fa a casa, cioè se quelle robe che va bene, sentite solo un caffè latte ed è 4 litri, te che li butti dentro, te li lassi là. Dopo torni un altro giorno che ti ha coperto la casa e ti deve pagare un IMU in più, insomma, di solito è una roba del genere. È morbido quel no, 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 sei morbido però, sei morbido. Solo che la tazza, diciamo, stagnacco. Panettoni tutto l'anno e adesso i gay incrementa anche quelli con l'olio. Hai mai tutto l'anno il panettone? Sì, i mai panettoni tutto l'anno. E la roba strana è che la condissi con la maionese, ma però, però se una roba zero, no, i mai panettoni. Una volta che se arrivai l'Asia a fare i suoi, se lo voglio dire. Esatto. Sì, sì. Weekend a Catinara. Sì, un weekend a Catinara. In visita o proprio... No, che te stai là. No, ricoverà? Sì, 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 la okay. Nostra idea della sagra, delle ciliegie, questo è il polpetto col purè. Se la sagra delle ciliegie, sì, sì, di tutto, la castagna, la squadra, e mancava secondo noi la sagra delle polpette col purè e il brodo con le stelline. Per chiudere, Gavè, per i nostri fan e il nostro pubblico, sì, un inno, Gavè, forse trovato un qualcosa che può unire, sì, le persone che partecipa al CVM? Unire. Sì, può unire. Benissimo. Dai, al 3. Sentiamo allora questo inno. 1, 2, vita de merda. Vita de merda. Vita de merda. Succede sempre qualche anno fa, e questa volta era proprio un funerale gestito da me, i familiari di questa povera persona, vendò tutti, 7-8 persone, se non ricordo mai, dalla Germania, perché la persona qua non aveva parenti, che aveva rilasciato la dichiarazione, i parenti se aveva interessato, insomma, i desidera venire qua per fare una piccola cerimonia in mezzo al mare della dispersione di queste ceneri. Quindi, noi come la barca siamo organizzati anche per questo, quindi abbiamo una bella barca a vela con il comandante che porta a largo le persone, fino a 10 persone, si fa una piccola cerimonia nel punto indicato. No, sì, bellissimo, una cosa veramente bella. Noi siamo gli unici che fate in grado di organizzare questo tipo di cerimonie, che sono una cosa veramente molto bella, se non che il problema è che queste persone tedesche non parlava una parola di italiano, era una giornata affosissima, e mi accompagno i signori con l'urna all'imbarco di questa, certo, per fare questa cerimonia. 2, 3, 4 ore dopo mi telefona il comandante,
non vi dico con che tono di voce, non vi dico le parole che usare, cosa gli è successo? Gli è successo che una volta fatta questa cerimonia, questi signori che aveva parlato, che aveva fatto le loro rito, li ha buttati in mare quest'urna biodegradabile. Che se pensava dovesse essere benissimo biodegradabile. Era un'ora e mezza sotto il sole di agosto, alle ore centrali, l'urna che girava intorno alla barca e il comandante col mezzo marinaio a un certo momento che cercava... Ecco qua, da quel giorno che avevo letto che effettivamente anche la plastica si biodegrada, ma che vuole un 2000 anni. Guardi, 2000 anni. Allora, fossi che avrò avuto sfortuna, mi da quel giorno ho mandato in trio tutte le urne che avevo, non voglio più sentire. Adesso consiglio una cosa più romantica: un'urna con un'apertura facilitata e che si apre, che vale direttamente la dispersione delle ceneri. Certo, l'unica cosa, non deve essere una giornata di bora. No. Ma se no è come il Grande Lebowski, no? Quella famosa scena storica del Grande Lebowski, che Verdi che arriva tutto in faccia. Sì, esatto, esatto. Voglio vedere te tu, patello bandolo, hai coraggio non di dare la potana, ma puoi andare di dare il potanone. Voglio vedere, ma di dare il potanone grande. Vai fino a Fontanone, e vai Dio mio. Il potanone grande di Biale, voglio vedere te coraggio di andare. Mi non sapevo di questa sua passione per le fontane, non sapevo neanche che una persona che avesse una passione per le fontane. Lei, quindi è la prima volta che la si incadena in una fontana? Prima volta che mi incadeno, ma non sono unico che ti ha incatenato la potana. Ah, no. Anche qualcuno ti ha messo anche, ti ha fatto le gare. Perché è una cosa che ti pacco potane questa cosa qua. Mi ricordo che una delle sue fontane preferite era quella del barco, la si è cambiata. Ti potana tu mare, bellissima. Sul mare, la fontana, se ricordare. A potana di tu mare. La fontana lì sul mare, quella là. Ma e non sei più quella. Ma guardi, io devo dire che negli anni, insomma, che uno diventa petto di potane. Sì. Sono diventato petto di potane e devo dire che tutte potane, niente da dire. Sì. Tutte potane, però più belle di tutte, migliori di tutte quante potane, tu hai una potane di Biale. Oddio. Questa è una sorta di fontana, ma perché secondo me questo qua dovessi essere una sorta di laboratorio del benessere. Qua te se distiri. Vabbè, qua te se distiri, sei il signor che ti fa i massaggi, no? Sì, ti dà una massaggiata e dopo te vieni qua e te passa direttamente questa roba con una cannuccia in bocca. Ma che puoi anche mettere la testa dentro, secondo me, questo. Ti metti anche la testa dentro. Sei un shampoo. Quei famosi ovi disegnati con l'aerografo che ne ha dito Pino, te vedi? Questo è tutto manine sante che lavora, insomma. Madonna che lavora. Queste robe UFO. Come mai te gasta attrazione per le robe che... Non mi vuoi mettere la testa. Per la cioccolata che viene zotta, che proprio te si perdi la proprio. Testa là sotto. Se è un momento che ha una sua magia, perché è il momento in cui si sforna le pinze. Eccole. Mi ha detto che fra due minuti viene fuori anche le putizze. Anche le putizze che le c'è qua dentro. Qual è? Putizze pronte! Perfetto. Me bastava anche di meno, non pareva che mi davi tutte queste. Vabbè, comunque. Penso che sia triestini che del circondario della regione sono grandi consumatori dei dolci pasquali. Quanti vien prodotti? Cioè, come fai a fare una stima? Quanta roba femo, quante pinze, quante titole? Noi femo dai 200 ai 400 kg di pinze al giorno. Al giorno? Ma voi siete matti? Ma fede meno, non potete farmi fede. Siamo in tanti che mangiamo, Ah, ok. Dopo c'è quei che fa le pinze in casa, che pesa sui 400 kg. Una, tante volte. Vabbè, però c'è qualche d'un bravo, Però tendenzialmente una pesa sui 400 kg. La roba migliore è che posso andare via e lasciarlo qua per sempre. Intero e anche una notte e devo fare un po' di pipì, ma non posso dimolare, devo qui dettare le gatto a pottana, non pare correre acqua perché non mi pito d'otto. Noi ringraziamo te, Pano, per questa interessantissima intervista. Per questo servizio sociale, sì. grazie mille. Molto bello. Buon proseguimento, mi vado via se sentimo. Femo che qui. Passerò vado prima o dopo passo. Devi chiamare uno che mi devi decadere da pottana. Ma meraviglia! Ma bellissimo! C'è cioccolata bianca questa? Intorno? Madonna! Come che mi viene il momento? Meglio.
Allora, noi siamo venuti qua con due obiettivi principali. Mi volevo andare via pien de dolci. E mi volevo raggiungere l'accordo 50-50, l'azienda. Te sa che tengo son anche mi per queste robe qua. Quindi, che avevamo arrivato, adesso siamo in azienda. Che l'avevamo fatta e siamo dentro. Allora, quindi, borsone, okay. Oh, bellissimo. Grazie. Pien de dolci. Questo credo che sia il contratto. Wow, fantastico. Questo è bellissimo. Fantastico, grazie. E grazie. Grazie mille. Vediamo, grazie. Grazie. Figoncio, amico, i dolci. Benissimo. Fantastico, so. Ti guarda. Contratto. Guarda come che c'è questo 50-50. Credo che hai capito mai. Perché non so 50-50? Mi dà le bollette da pagare. Ma 50-50 però. No, le bollette mi. Amico, le borse te che le bollette. Boh, sì. Ma guarda che 50-50 è sempre bene. Se sentimo domani. Mi raccomando, ciao!